Nel castello di Villa Arcore, le stanze potrebbero celare molti segreti, non è tutto oro quel che luccica. Questa convinzione è stata espressa da Dagospia, che oggi ha svelato che l'epopea della zarina di Arcore, Marta Fascina, si avvicina alla fine. Secondo il noto sito di informazione di Roberto D'Agostino, Marta Fascina dovrà abbandonare il suo sogno di vivere come la signora del castello a Villa San Martino. Questa sarebbe la volontà dei figli di Silvio Berlusconi, ai quali ha lasciato 100 milioni di euro. Sempre secondo Dagospia, Pier Silvio non avrebbe mai amato Marta, come dimostrato dal fatto che ha disertato le nozze morganatiche tra lei e Babbo Silvio. È stato l'amministratore delegato di Mediaset a darle un ultimatum, dandole tempo fino a ottobre per preparare le sue borse, scarpe e sciarpe di cashmere e lasciare la residenza di Arcore. Non solo la dimora di Fascina è oggetto di discussione, ma anche la parte del testamento in cui viene menzionata Marta e i 100 milioni di euro che le sarebbero stati lasciati da Berlusconi. A causa di ciò, Marina e Pier Silvio stanno cercando di raggiungere un accordo riservato per una somma congrua da dare a Marta Fascina, diversa da quella prevista nell'ascito, forse la metà? Potrebbe persino esserci un'azione legale per contestare il testamento, ma i cinque fratelli vogliono evitare questa eventualità. Le foto del documento, che sono circolate anche su internet, risalgono al 19 gennaio 2022, quando Berlusconi fu ricoverato al San Raffaele. In esse sono riportate le sue volontà, ovvero, 100 milioni a Marta, 100 per mio fratello Paolo e 30 per Marcello Dell'Utri. Iscriviti al canale e attiva la campanella.